Esiste una vita oltre la morte? Le grandi religioni lo affermano, lo sappiamo, ma che cosa può dirci la scienza? È possibile immaginare un proseguimento, in qualche forma tutta da capire, dell'esperienza umana successiva al momento del trapasso? Le esperienze di premorte, cioè quelle vissute da chi si trova in punto di morte, sperimenta uno stato di benessere singolare, ha la sensazione di trovarsi fuori dal proprio corpo, di vedere un tunnel in fondo al quale si scorge una luce, di rivedere tutta la sua vita passata, incontrare persone, a volte dei cari scomparsi, che lo invitano a seguirle. Ecco, sembrerebbero confermarlo, ma è proprio così? È quello che cercheremo di capire oggi insieme a Strane Storie. La ricerca di un senso, di un valore da attribuire alla vita vissuta, appartiene alla natura stessa dell'uomo. È una domanda che riguarda sì il senso della vita, ma che paradossalmente ruota intorno alla morte e al problema che essa ci pone. È la fine di tutto? È l'inizio di una nuova vita? E se sì, come potrebbe essere questa nuova vita? Al di là delle conoscenze scientifiche e delle convinzioni religiose, nessuno può oggi dire con assoluta certezza che cosa attende ciascuno di noi dopo che avrà esalato l'ultimo respiro. William Shakespeare, nell'Amleto, fa definire la morte all'eroe della sua tragedia come l'inesplorato dei continenti dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni. Eppure, uno dei fenomeni che più appassiona il pubblico è senza dubbio quello delle near-death experiences, cioè le esperienze di premorte, racconti quelli di chi, da quell'inesplorato dei continenti, sembrerebbe avere fatto ritorno. Nel 2011 l'Istituto di Ricerche Ipsos e l'agenzia di stampa Reuters hanno condotto un sondaggio su un campione di 18.829 persone scelte tra 23 paesi diversi. Alla domanda se credesse in una vita oltre la morte, il 51% ha risposto di sì, mentre il 23% ha risposto di pensare che quando si muore semplicemente si cessa di esistere. E infine il 26% ha detto di non avere risposte a questa domanda. Si può insomma dire che metà delle persone intervistate crede che la vita in qualche modo continui, mentre l'altra metà o non lo crede o non lo sa. Un risultato che, comunque lo vogliamo guardare, fa riflettere. Io voglio sapere, non credere, non supporre, voglio che Dio mi sveli il suo volto, che mi parli. Si tormenta così il cavaliere Antonius Bloch nel Settimo Sigillo. Avere la possibilità di chiedere alla morte in persona, come succede nel celebre film di Ingmar Bergman, sarebbe di grande aiuto, certo. Peccato che non sia possibile. Ed ecco allora che si ricorre alla scienza. Perché non potrebbe essere proprio lei a fornire le prove dell'esistenza di una vita oltre la morte? In fondo, tra l'8 e il 900, lo sappiamo, con gli studi sui medium spiritici, sembrava averlo fatto. Salvo poi scoprire che i risultati di quegli esperimenti erano il frutto, nel migliore dei casi, di suggestione, nel peggiore di imbrogli più o meno abili. Successivamente, però, con l'indagine medica delle Near Death Experiences, questa possibilità di trovare risposte sembra essersi nuovamente aperta. Non sono forse le esperienze di premorte come quelle raccolte dal medico Raymond Moody o quella vissuta in prima persona dal neurochirurgo Eben Alexander la prova migliore a favore di un proseguimento della vita oltre la morte? In questo tipo di esperienze, peraltro descritte presso molte culture, la persona in punto di morte, come si diceva, sperimenta uno stato di benessere singolare, ha la sensazione di trovarsi fuori dal proprio corpo, vede un tunnel in fondo al quale scorge una luce, rivede la sua vita e incontra persone, a volte appunto dei cari scomparsi, che lo invitano ad andare con loro. Salvo poi essere strappata quella pace e serenità assoluti per tornare di colpo alla vita. Ecco, non sembra questa una descrizione che si può sovrapporre ai tanti testi religiosi o alle visioni dei mistici delle diverse culture? Non possiamo dunque considerarla una prova tangibile dell'aldilà? Forse sì, forse no.
Di sicuro il successo del libro autobiografico di Alexander, Milioni di farfalle, che ha soggiornato per ben 27 settimane nella lista dei bestseller del New York Times, così come lo studio di Moody pubblicato negli anni 70, La vita oltre la vita, altro campione da 13 milioni di copie vendute, ci dicono che questo argomento non solo incuriosisce, ma incanta, appassiona e probabilmente conforta tantissime persone. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Strane Storie, la mia serie con cui ci ritroviamo ogni settimana per indagare, con gli strumenti della scienza e della razionalità, fenomeni, enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete anche voi unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, se volete seguire i miei corsi e imparare a vostra volta a indagare misteri e magari, perché no, collaborare anche con me, più avanti vi spiegherò come fare. Per ora torniamo ad affrontare l'interrogativo più grande di tutti. C'è vita oltre la morte? Uno dei fenomeni più interessanti e che più appassiona il pubblico è senza dubbio quello delle Near Death Experiences, all'inglese, cioè le esperienze di premorte. Racconti, cioè di chi da quel inesplorato dei continenti, come diceva Shakespeare, sembrerebbe avere fatto ritorno. La questione nasce nel 1975 negli Stati Uniti, quando il dottor Raymond Moody pubblica un libro, La vita oltre la vita, nel quale raccoglie le testimonianze di un centinaio di persone che, dichiarate clinicamente morte, erano però tornate in vita dopo le pratiche di rianimazione o comunque avevano subito incidenti o ferite tali da portarle in fin di vita. Il libro, tradotto in moltissime lingue, ha tutti i caratteri della serietà. L'autore non pretende infatti di dimostrare nulla, ben consapevole dei limiti e dei condizionamenti culturali che ciascuno di noi, a partire dallo stesso autore, ma nessuno escluso, si porta dentro. Per cui, ad esempio, i seguaci di Freud interpretano le loro esperienze di premorte, che descriveremo tra un attimo, come proiezioni della figura paterna, quelli invece che seguono Jung come gli archetipi dell'inconscio collettivo e così via dicendo. Bene, ma che cosa vivono esattamente tutte le persone di cui stiamo parlando? Ecco, sembra che nei momenti tra la morte e il risveglio alla vita, costoro abbiano visto il loro corpo come qualcosa di estraneo, abbandonato, sperimentando una sensazione di pace, di serenità infinita, tale da non fare rimpiangere affatto la vita perduta, ma anzi, da non desiderare per niente farvi ritorno. Per capire meglio in che cosa consista questo tipo di esperienza, possiamo partire da una delle testimonianze riportate dal dottor Moody, quella di una donna tornata in vita dopo un attacco cardiaco. «Cominciai morendo a provare sentimenti meravigliosi», dice la donna. «Non sentivo altro che pace, benessere, agio, quiete, insomma. Tutte le preoccupazioni erano finite e ho pensato, come mi sento tranquilla, in pace, non soffro affatto». Provavo semplicemente un profondo, gradevole senso di solitudine e di pace. Ecco, questa gioiosa esperienza sarebbe anche accompagnata da sentimenti a volte di pentimento per gli errori commessi durante la vita, che si rivede tutta insieme come in un film, e soprattutto di rimpianto per l'amore, per esempio, che non si è dato. Spesso c'è chi parla di una luce, alcuni addirittura parlano di un essere di luce che accoglie il morto o il morente, talvolta l'uscita di un tunnel buio. Insomma, sembrerebbe proprio che dopo la morte ci aspetti quella regione che solo amore e luce ha per confine, come dice Dante. In genere le persone interpretano quella luce o quell'essere di luce come il Dio, Cristo, se sono cristiani, e cosa comunque significativa escono da quell'esperienza, comunque la si voglia giudicare, con un atteggiamento trasformato nei confronti della vita e della morte stessa, spesso arricchiti di amore per la vita e di amore per il prossimo. Sentiamo anche un'altra testimonianza. Mi chiedevo se dovessi restare là, ma mentre me lo chiedevo pensai alla mia famiglia, i miei tre bambini, mio marito. Mentre provavo quella sensazione meravigliosa in presenza della luce, non volevo davvero tornare indietro, ma sapevo di avere dei doveri verso la mia famiglia, così decisi di tentare il ritorno. Che cosa accade di preciso in questo tipo di situazioni, dunque?
Personalmente sono convinto che non si tratta di invenzioni, tanta e tale è la quantità di dati sostanzialmente concordi raccolti. Però c'è qui, come spesso avviene, un problema concettuale. Qui l'equivoco è sul concetto di morte. Se infatti si intende morte come fine della vita, non ha senso parlare di ritorno dalla morte e dire premorte è equivalente a dire non morte, dunque comunque vita, anche se in coma o altro. La cosa interessante però, come rileva anche il dottor Moody, è la parziale corrispondenza che queste esperienze di premorte hanno con il libro tibetano dei morti, per esempio, rimandando a una sorta di condizione intermedia tra una morte, diciamo così, prima, iniziale, e una morte che possiamo definire definitiva, con la possibilità di un ritorno in vita. Nei casi riportati da Moody nel suo libro, il ritorno in vita è spesso motivato dal desiderio di non abbandonare i propri cari. I morenti vorrebbero non abbandonare la condizione di pace raggiunta, ma il senso del dovere e l'amore li fa optare per restare o tornare in vita. Nella cultura tibetana invece il ritorno in vita, sotto la forma però di reincarnazione in quel caso, è proprio ciò che si deve evitare, come appunto il libro dei morti insegna a fare. Proprio la differenza di culture e di religione, e dunque la differenza di prospettiva e di valutazioni, renderebbe significativa la sia pur parziale concordanza su questo fenomeno. Altre coincidenze con esperienze simili in Occidente, tra le quali quelle del celebre visionario del Settecento, lo scienziato svedese Emanuel Swedenborg, sono ugualmente segnalate da Moody nel suo testo. Le ricerche da lui intraprese sono state poi proseguite da altri studiosi come la psichiatra Elisabeth Kubler-Ross, gli psicologi e parapsicologi Carlis Osis e Erlendur Haraldsson e altri. Oltre a confermare sostanzialmente il lavoro di Moody, anche queste ricerche hanno escluso che i cosiddetti casi di premorte dipendano dall'assunzione di droghe o di sostanze farmacologiche, come pure che possano essere assimilati alle allucinazioni. E dunque non si tratta di mistificazioni, le esperienze sono autentiche. Però, oltre ai parapsicologi, ai mistici o a chi si occupa di medicina generale o di psichiatria, è importante sentire anche il parere di coloro che quotidianamente lavorano con persone in fin di vita, come i neurochirurghi, gli anestesisti, oltre di coloro che come i neurologi studiano il funzionamento del cervello. D'altra parte, di recente c'è stato almeno un neurochirurgo, l'americano Eben Alexander, che vittima di una meningite fulminante ha vissuto in prima persona l'esperienza di premorte e poi l'ha raccontata in un libro che ha venduto milioni di copie. Possiamo considerare Alexander un testimone attendibile? Ebbene, quello che si è chiesto anche la rivista Esquire, che ha condotto un'approfondita inchiesta su questo episodio. Dobbiamo dire che ne è emerso un ritratto molto poco lusinghiero. Alexander è infatti risultato uno dei due medici dello stato della Virginia ad avere subito 5 cause civili per negligenza nei precedenti 10 anni. Nessuno all'epoca ne aveva ricevute di più. Quando la meningite lo ha colpito, era sotto processo per 3 milioni di dollari perché aveva saldato 2 vertebre sbagliate a un paziente e poi aveva falsificato le carte mediche per nascondere l'errore. Il suo libro ha venduto moltissimo e la professione del suo autore indubbiamente è stata un elemento che ha favorito queste vendite. Ma ci sono diversi elementi che fanno pensare che il racconto della propria esperienza è stato romanzato. La stessa dottoressa, il medico che l'ha preso in cura quando è arrivato in ospedale, ha confermato poi che diversi particolari forti del libro erano completamente inventati. Alexander ora non opera più da quando è stato in coma, grazie anche ai diritti d'autore ha potuto risolvere le sue cause legali e oggi si considera un guaritore. Ecco, ognuno tragga da questa storia le sue conclusioni, però caso Alexander a parte, che cosa pensano le neuroscienze attuali delle esperienze di premorte? Il primo dato da evidenziare, ascoltando gli esperti, è che nessuno è mai realmente morto e poi è ritornato. Infatti occorre intendersi sul significato di morte. Una persona che subisce un arresto cardiaco non è morta, può ancora riprendersi se i soccorritori intervengono in tempo. Quello che fa la differenza è l'attività cerebrale. Se l'ossigeno smette di arrivare al cervello, prima si ha la perdita di coscienza. Dopo 4 minuti si hanno danni irreversibili e dentro 5-10 minuti il cervello muore. E da questa situazione, descritta anche come elettroencefalogramma piatto, nessuno è mai tornato.
Dunque, chi si risveglia dopo un incidente o da un coma e racconta la sua esperienza era privo di coscienza, ma non era deceduto. L'esperienza di premorte dunque non è una questione che riguarda la morte, ma la vita, o come la definiscono i medici, una vita minimale. Lo studio delle esperienze di premorte forse ha raggiunto l'apice proprio negli ultimi anni, con numerose ricerche condotte da gruppi di studio in tutto il mondo. Ed è grazie a questi studi che oggi sappiamo come le caratteristiche descritte nelle esperienze di premorte hanno una componente organica che potrebbe essere alla base del fenomeno. In altre parole, queste esperienze si potrebbero spiegare con una serie di cambiamenti fisiologici e chimici che insorgono in un cervello fortemente danneggiato. La mancanza di ossigeno al cervello, per esempio, porta con sé un'attivazione anomala della corteccia visiva, con la percezione di una luce chiara al centro della scena e una progressiva diminuzione di chiarezza ai margini del campo visivo, creando appunto quella sorta di effetto tunnel. Anche i piloti sottoposti ad accelerazione gravitazionale esperiscono talvolta per circa 5-8 secondi, a causa di una sincope ipotensiva, un blackout visivo con una luce molto brillante in fondo al tunnel e raccontano di avere provato la sensazione di galleggiare e una sorprendente euforia. A dimostrazione che fenomeni simili hanno radici neurobiologiche rintracciabili in una diminuzione di ossigeno che determina un malfunzionamento del cervello. Anche il rilascio di endorfine, che è automatico in condizioni di stress e paura, al fine di ridurre il dolore, induce una situazione di benessere come quella riportata nelle esperienze di premorte. Per non parlare dell'effetto dei farmaci somministrati durante il ricovero. Sotto l'effetto di queste droghe ci si sente spesso meravigliosamente e la mente pare funzionare meglio. Ma come si spiega che questo tipo di esperienze allora viene descritto pressoché identico da persone che sono vissute in epoche distanti o appartengono a culture diverse? Lo si spiega con il fatto che la struttura, il funzionamento chimico, la configurazione elettrica del cervello dell'uomo è pressoché identica per tutti gli esseri umani. Il cervello, insomma, funziona per tutti quanti allo stesso modo, sia per chi è vissuto 3 secoli o 10 secoli fa, sia per chi vive in Asia, negli Stati Uniti, al Polo Nord o in Africa. Tanto è vero che è stato possibile indurre artificialmente delle sensazioni e delle esperienze molto simili a quelle di premorte, stimolando elettricamente o magneticamente la corteccia, oppure somministrando modeste quantità di chetamina, un allucinogeno usato in medicina come anestetico, capace di produrre allucinazioni, esperienze extracorporee e spirituali, emozioni positive e dissociazione. Praticamente lo stesso identico tipo di processi riportati nelle esperienze di premorte. È un dibattito che a livello accademico è comunque ancora aperto, almeno per quel che riguarda la precisa scansione degli eventi neurologici e fisiologici che si susseguono in un cervello morente. E per i prossimi anni si attendono nuove e senz'altro interessanti scoperte. C'è però anche un altro aspetto che richiede un approfondimento. Le esperienze di premorte, infatti, vengono oggi inquadrate nell'ambito delle cosiddette OBE, cioè le Out of Body Experiences, in italiano esperienze fuori dal corpo. Infatti, i tornati in vita cosiddetti raccontano spesso cose del tipo: vedevo il mio corpo ripiegato su se stesso nell'automobile in mezzo a tutti quelli che si erano radunati, ma non provavo niente per il mio corpo. Era come se fosse una persona completamente diversa o fosse soltanto un oggetto. Sapevo che era il mio corpo, ma non provavo nulla. È vero, e anche questo, come le esperienze di premorte, le visioni di fantasmi o le presunte bilocazioni, ha una storia antica quanto il mondo. Il fenomeno delle esperienze extracorporee nel passato veniva inserito prevalentemente in una visione religiosa del mondo e dell'uomo, e le tradizioni religiose di tutti i popoli riferiscono in abbondanza di apparizioni di defunti, di bilocazioni, di viaggi fuori dal corpo. Basti ricordare il viaggio di San Paolo, cui lui stesso allude. Scrive infatti San Paolo: «Conosco un uomo in Cristo il quale 14 anni fa, se nel suo corpo o fuori dal suo corpo non so, lo sai Dio, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è dato all'uomo poter esprimere», eccetera.
Che dire del Miraji, il viaggio celeste compiuto da Maometto, dei viaggi extracorporei compiuti dal santo asceta tibetano Milarepa. Le tradizioni religiose ne riferiscono con assoluta naturalezza, come di cosa quasi ovvia, che non crea nessun problema dal momento che dalle religioni è data, per così dire, per scontata l'esistenza di un'anima che può sussistere anche separata dal corpo. I teologi, fin dagli inizi del mondo cristiano e poi soprattutto nel Medioevo, discutevano delle modalità con cui questa sussistenza si verifica e potrebbe manifestarsi. Senza cercare poi tanto lontano, basta ricordare Dante, che nel suo Purgatorio, al canto 25esimo, mette in bocca al poeta latino Stazio, che godeva fama di sapiente, una spiegazione del fatto che l'anima, dopo la separazione dal corpo, mantiene ancora una forma visibile. Testimonianze di out-of-body experiences, in particolare di bilocazione, erano abbondanti in ambito religioso, no? E non solo in un passato remoto dove ovviamente è facile nutrire sospetti di eccessiva credulità, anche in passati più vicini a noi sembra quasi che le autorità ecclesiastiche abbiano cercato di condurre verifiche per quello che era possibile, nei casi per esempio delle presunte bilocazioni di Maria de Agreda, quella monaca spagnola che secondo gli indios del Nuovo Mondo sarebbe apparsa loro nel 600, o di San Giovanni Bosco o di Padre Pio de Pietralcina, ecco. Tuttavia, quello che a noi interessa per il nostro discorso sono le evidenze scientifiche, cioè quelle che operano attraverso esperienze di laboratori controllate da personale preparato. Le principali ricerche in questo campo sono state compiute soprattutto negli Stati Uniti, da studiosi operanti in ambito universitario, ma spesso si tratta di appassionati di parapsicologia che partono per l'appunto dagli studi sulla presunta percezione extrasensoriale, no? La telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, oppure gli studi sulla sempre presunta, perché finora non ci sono prove che esista, psicocinesi, il PK, la presunta capacità di muovere oggetti con la forza della mente, cercando di capire queste esperienze fuori dal corpo, di cercare di trovare eventualmente un rapporto, no, con queste presunte facoltà paranormali. Le conclusioni di questi studi non sono ovviamente univoche. Secondo alcuni, le esperienze fuori dal corpo non sarebbero reali, nel senso che nulla lascia il corpo durante la OBV stessa, ma si tratterebbe di una forma di telepatia, di visione a distanza, accompagnata da una potente immaginazione. La maggior parte di questi studiosi poi ritiene che in effetti durante la OBE, il viaggio fuori dal corpo, qualcosa, magari il cosiddetto, no, della tradizione esoterica, corpo eterico, comunque un corpo di materia estremamente sottile e invisibile, o magari un doppio puramente spirituale, lascerebbe effettivamente il corpo. A dimostrarlo ci sarebbero, raccontano alcuni, degli esperimenti in cui il soggetto che esce dal corpo dice di avere visto delle cose che erano nascoste, di avere toccato degli oggetti fisici e li descrive. Il problema di tutti questi esperimenti è che non sono mai stati verificati, non sono mai stati ripetuti in condizioni di controllo che permettevano di escludere eventuali errori. E quindi si tratta di prove uniche, suggestive, fatte dai parapsicologi, ma che non sono mai state confermate da studi indipendenti e da nessun altro ricercatore. C'è chi però sostiene che le testimonianze di chi viva queste esperienze siano così convincenti che forse è solo una questione di fiducia, cioè, dicono loro, c'è chi si fida delle scoperte scientifiche e chi invece preferisce fidarsi di quello che racconta chi ha vissuto in prima persona tali esperienze e si convince che siano una prova di una realtà magari ultraterrena. Ecco, non sarebbe più bello crederlo? Forse sarebbe più bello, è vero, ma la scienza non si fa su quello che si crede o su quello che sarebbe bello credere, no? Quello che non quadra in questo tipo di ragionamento è che se dovessimo progredire nelle nostre conoscenze solo sulla base di quello che ci piace, di quello che vorremmo credere, di quello che sarebbe bello che fosse vero e o magari sulla fiducia che si accorda a un testimone, temo che non andremo molto lontano. Come diceva John Steele, in particolare relativamente alle testimonianze usate come prova, John Steele era un vescovo cinquecentesco, peraltro, di Bath e di Wells, diceva: i ricordi dell'uomo sono un filo troppo fragile per appendervi la storia.
Quindi come si decide, no? In termini assoluti, che un testimone è attendibile e un altro no? Sono i titoli accademici, la personalità celebre di qualcuno, la bontà d'animo, il carattere, oppure scegliamo i testimoni che più ci fanno comodo e ignoriamo quelli a nostro sfavore. È evidente che il criterio per stabilire una verità scientifica o anche storica deve per forza di cose passare soprattutto su elementi oggettivi, sui fatti, insomma, che possono essere interpretati, certo, ma non possono essere cancellati. Altrimenti il rischio è quello di dare spazio e credibilità a ogni tipo di fantasia, ogni tipo di paranoia o di teoria del complotto, come quelli che ancora oggi credono che la Terra sia piatta, e non sono pochi, quelli che considerano l'allunaggio un'impostura, ne abbiamo parlato in un video, vi ricordate, quelli che negano il Covid o addirittura arrivano a negare i campi di sterminio, ignorando le montagne di dati, di documenti, di prove, di fotografie, di diari, di filmati, nel caso appunto dei campi di sterminio, le testimonianze a sostegno di questi eventi. E dunque torniamo coi piedi per terra e ascoltiamo il parere scientifico dei neurologi e degli psicologi. Che cosa pensa la scienza esattamente della sensazione di uscire dal proprio corpo? Il fenomeno della dissociazione corporea, cioè la sensazione di trovarsi fuori dal proprio corpo, è tutt'altro che ignoto alle neuroscienze ed è addirittura comune a diversi disturbi psichiatrici. Sembra che alla base di tale fenomeno sensoriale siano implicati dei circuiti neurali specifici, in particolare la giunzione temporoparietale, forse anche un più vasto circuito neurale a livello frontoparietale. Come dire paradossalmente che la sensazione di sentirsi fuori dal corpo potrebbe non essere altro che il risultato del funzionamento di una parte del corpo stesso, il cervello. Ma ciò che le ricerche hanno in effetti dimostrato è che la persona che crede di uscire dal corpo, anche se vive una forte sensazione in questo senso, non è veramente fuori da sé. Ci sono stati numerosi esperimenti di persone che pensavano davvero di poter lasciare il corpo e di poter viaggiare e osservare a distanza cosa accadeva lontano da loro. Per esempio, si sono fatti esperimenti in cui degli oggetti venivano appoggiati in cima ad armadi molto alti e la persona che pensava di uscire, di lasciare il proprio corpo, doveva andare a visitare quella stanza particolare, osservare che cosa c'era sopra quell'armadio e poi quando si risvegliava o si riprendeva, raccontare e descrivere l'oggetto. Ebbene, questo tipo di esperimenti non è mai riuscito. Nessuno è mai riuscito a descrivere effettivamente qualcosa di nascosto in condizioni, badate bene, controllate, che potessero escludere errori o eventuali inganni che, ahimè, sono sempre possibili. E allora, come si può spiegare, potrebbero dire alcuni, il fatto che pazienti in coma sappiano poi descrivere quello che accadeva in sala operatoria, mentre i medici cercavano di salvare loro la vita? Dipende dal fatto che anche in uno stato di incoscienza il cervello registra ciò che accade attorno al suo corpo. Se è vero che la vista magari era impedita, l'udito funzionava ancora e registrava quindi le conversazioni e le descrizioni passo passo, no? In cui il medico dice mi passi il bisturi, adesso apriamo di qua, tenga questo, mi passi quell'altro, e quindi poi sanno descrivere effettivamente a grandi linee, no? Come è andata l'operazione, perché l'hanno sentita raccontare, perché è normale che avvenga così in una sala operatoria, che si descriva ad alta voce l'intervento medico in corso. Tuttavia, nel tentativo di trovare risposte il più possibile esaustive, sia in merito alle esperienze di premorte che alle out-of-body experiences, è stato avviato nel 2008 un progetto denominato AWARE, un acronimo inglese che deriva da Awareness During Resuscitation, cioè consapevolezza durante la rianimazione, che ha studiato per 4 anni i resoconti di 2060 pazienti sparsi nel mondo. Si tratta del primo studio sul campo con un numero così elevato di partecipanti. I risultati sono stati pubblicati e vi metto poi un link nella descrizione del video per chi vuole approfondire, ma le conclusioni, pure interessanti, non sono definitive. Lo studio conclude comunque dicendo che le esperienze di ricordi di ciò che avviene nei pressi della morte meritano un'indagine genuina e priva di pregiudizi, e tutti noi ci auguriamo che possa svolgersi molto presto.
Io vi ringrazio di essere stati con me alla scoperta di nuove ipotetiche dimensioni. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un corso d'indagine del mistero, i trucchi del mestiere e molto altro. E ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee e che desiderano aiutarmi a organizzare il primo tour dei naviganti che, le nostre intenzioni, dovrebbe portarmi ad attraversare tutta l'Italia e darci la possibilità così di incontrarci di persona. Unitevi anche voi, ci sono tante sorprese che vi aspettano. Poi vi segnalo che al sito massimopolidorostudio.com sono aperte le iscrizioni ai miei corsi, quello di psicologia dell'insolito e quello che è appena partito e realizzato insieme a Mariano Tomatis sull'arte del mentalismo, quell'arte che sembra simulare straordinarie facoltà della mente. Ecco, se volete imparare anche voi, vi aspettiamo. Per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivedremo venerdì prossimo con un nuovo misterioso episodio di Strane Storie. A presto! Che meraviglia la scienza! Beh, meno male che alla fine se ne è reso conto, eh? Mi ha fatto venire in mente quello che disse Newton, ha presente? Isaac Newton? No, Beppe Newton. È ovvio che parlo di Isaac. Quindi le è venuto in mente Newton? Sì, lui quando gli è caduta una mela in testa. E che cosa disse? Che strano, sono seduto sotto un pero.